Si è bloccato l'ascensore. No, come si è bloccato l'ascensore? Eh sì. Ma chi l'ha bloccato te? No, si è Ma perché ha bloccato. bloccato l'ascensore? Ma ti ha bloccato l'ascensore? Che no, si è bloccato da Suona solo. l'allarme. Sì, quindi lo sto suonando. Non ci sta nessuno. E allora chiama i pompieri. E i pompieri, mo, è esagerato. Per un ascensore che si blocca, addirittura i Guarda pompieri. che i pompieri non spengono solo gli incendi, eh. Ho capito, ma mi sembra un attimo eccessiva addirittura. Daniel, chiama i pompieri. Chiami i pompieri. Niente, tutte le linee sono occupate. No. C'è qualcuno? Ci sentite? Siamo bloccati. Ma che ti ridi adesso? No, 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 niente, stavo pensando a una cosa. A No, chi? niente, cioè, te la ricordi la teoria di Ciro Abate, no? Il barista sotto casa, te la ricordi? No, cioè, secondo cui, cioè, le persone non si innamoravano più per colpa degli ascensori. Perché lui ha conosciuto la moglie in mezzo alle scale del palazzo. Però secondo me lui ha, cioè, non ha calcolato una cosa, che se due persone si incontrano nell'ascensore, no? E poi l'ascensore si blocca, cioè magari è così che la racconteremo ai nostri figli, no? Sì, anche perché non possiamo raccontare il primo appuntamento. Cioè, no, ci faccio troppo una brutta figura. Cioè, che paga di? Cioè, non ti ho riconosciuta, oppure Due vomitato. volte. Dove. Ho capito, però non è che qui sta sempre a ricordare questo fatto, che. Non parlare del fatto che sei stato invitato al mio matrimonio con un altro. Ah no, 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 quello proprio eliminiamolo, cioè, papà proprio. Chiama un'altra volta i pompieri, eh? Sì. Non sei chiamato mio padre? Papà? No, papà, ascolta. Papà, ma quali mozzarella? Ascoltami. No, sono rimasto bloccato in ascensore. È a casa mia. Sì, vieni. Grazie. Ciao, ciao. Sei fissato questo fatto di mozzarella. Vabbè, comunque sta venendo. Cazzo di egoista che sono. Vabbè, ho sbagliato io, è colpa mia. Enea non si merita tutto questo. Cioè, è il giorno più importante dell'anno e io sto qua con te, come una cazzo di ragazzina a non capirci più niente. Certo, invece proprio smaniavo dalla voglia di rimanere chiuso in ascensore. Via, Daniel, ti prego, non intendevo questo, lo sai. Si vede che non vuoi stare con lui. Però è così. È così, No, non guarda. è Sì, così. è così perché hai paura. Hai paura di me, di quello che provi, del fatto che puoi fare una cazzata e ti tiri le colpe addosso e stammi a farsi insunzata da quindicenni. Sì, perché è tutta colpa mia, va Ma bene? colpa tua di cosa? Di cosa, Mati? Del fatto che hai paura di sposare uno che neanche ami? Perché se stai qua è solamente per un motivo. Non tutto quello che si rompe si può aggiustare. Tu mo puoi anche andare dai re e dici che non è successo niente, ma tanto lo sai che non è così. Mati, te, prova per una volta a fare quello che è meglio per te. Prova per una volta a fare quello che è meglio per te. Pensi di conoscermi così tanto bene da dirmi quello che devo No, ma fare? che c'entra? Ma Io ti faccio. prego, Daniel, non siamo tutti come te, va bene? Non ci buttiamo tutti nelle cose fino a vomitare. E non tutti roviniamo il matrimonio degli altri. Ma io l'ho fatto solo perché sono innamorato di Ed è te! lo stesso motivo per cui la